realtà popolare viva con alle spalle profonde radici cristiane. Questa è la comunità che il cardinale visita celebrando l'Eucaristia nella parrocchia Santo Stefano a Osnago e incontrando poi tutti i sacerdoti del decanato di Merate. Dà il benvenuto il parroco, Don Costantino Prin, che ricorda 16 preti nativi ancora viventi, cui si aggiungono ben 25 religiose. La tradizione qui è solida, ma anche Osnago occorre passare da una fede di convenzione a una fede di convinzione, aggiunge il parroco che cita l'arcivescovo nella lettera pastorale. Oggi non sono tra voi per un evento eccezionale, ma questo rende ancora più significativa la presenza dell'arcivescovo, perché si inserisce in una domenica normale. Dalla liturgia del giorno centrata sulla fede nasce la grande domanda che coinvolge tutto il cuore, anche forse soprattutto oggi. Che ne è della tua fede? Che peso ha il Dio di Gesù che ti ha creato e che ti spalanca la via della resurrezione nella tua esistenza di tutti i giorni, in famiglia, a scuola, all'università, nel mondo del lavoro così provato oggi, nella comunità cristiana, nel paese. Gesù è al cuore, è al centro o è a lato? Se tutti siamo ammessi a questa esperienza di vita nuova che inizia con la fede, dobbiamo chiederci però se ciò che facciamo ha a che fare con il Signore, anche nelle perle del fare, come il cardinale definisce le due iniziative promosse in paese, Adotto una famiglia e la Locanda del Samaritano, che sostengono nelle difficoltà della crisi. Aiutiamoci a credere. Se siamo qui è perché crediamo, Signore, io credo, ma tu aumenta la nostra fede. Una buona notizia da portare a chi ha perso la strada di casa, a chi viene da varie parti del mondo, a chi dice di non credere. Ma questa energia di comunicazione missionaria deve crescere. L'amore gratuito di dire a tutti la bellezza della fede che la Chiesa oggi ci ha fatto un poco approfondire. E prima della benedizione finale il Vescovo conclude rivolgendosi ai più giovani. Vi porto nel cuore.